Allora, il linguaggio usato nell'ambito della medicina e della matematica sono, come detto, completamente diversi. Il primo sicuramente è molto volto all'azione, spesso deve fornire dei risultati in tempo reale, mentre il secondo è sicuramente più volto alla speculazione e si può permettere tempi, diciamo, infinitamente più lunghi. Questo giustamente giusto per schematizzare. È chiaro quindi che c'è stata, soprattutto nei primi anni in cui ci si è interfacciati con i medici, quindi circa 20 anni fa, un grosso ostacolo da questo punto di vista, nel senso che diversi tipi di linguaggio e anche di forma mentis, soprattutto, creava un tipo di ostacolo all'interazione, ma con la buona volontà, diciamo, delle due parti e soprattutto con un'azione di iterazione, di feedback, nel senso che si è imparato a capire il linguaggio dell'altro, sia da una parte che dall'altra. Negli ultimi, diciamo, 5-7 anni ci sono stati degli enormi progressi dal punto di vista dell'interazione. Il medico ha imparato a capire il tipo di linguaggio che il matematico utilizzava, il matematico soprattutto ha imparato ad usare il tipo di esigenza del medico, quindi ha capito che spesso è preferibile una risposta chiara, certa, magari un po' più approssimata di quanto lui è abituato a dare. Questo ha permesso quindi negli ultimi anni di creare delle forti sinergie e di poter quindi, diciamo, tentare di entrare nella sala operatoria al fine di dare, grazie alla matematica, dei consigli, delle indicazioni, ovviamente a supporto della grossa esperienza che il medico ha, per migliorare le varie operazioni, i vari interventi che quest'ultimo fa.